Megan, la babysitter assassina, beh, ha preso troppo piede su Brookhaven. Praticamente io entro adesso nei server e sono ovunque. Una, due, tre, non so più. Ragazzi, tutti sono Megan. Prima erano tutti mercoledì, adesso tutti Megan. È per questo che sono al daycare e dovrò trasformarmi in una bambina perché voglio essere adottata da una di queste Megan. Visto che ce ne sono così tante, immagino che staranno cercando dei bambini di cui accudirsi. Quindi vestiamoci il più carino possibile, più bambineschi possibile. Quindi mettiamoci, che ne so, qua cambio un po' i vestiti, mi metto il faccino un po' più paffutello. Oh, così sono parecchio adorabile. Quindi mi metto qui dentro e adesso dovrei scrivere in teoria ABC babysitter, perché in teoria quello che è Megan è una babysitter. Quindi adesso dovremmo aspettare. Oh, vedo quella. Allora, quella mi sembra una Megan che mi sta fissando dal finestrino. Si sta avvicinando. Oh mio Dio, eccola, sta arrivando. Salve, sono qui proprio perché voglio essere adottata. Oh mio Dio, ma quanto sei brutta. Tesorino, sì? Sei sola? Beh, sì, abbastanza. Sto cercando una babysitter. Ho scritto in chat ABC per una babysitter. Posso badare io a te? Oh mio Dio, già mi fa un po' paura, sinceramente. Sarò tutto quello che hai bisogno. Ok. Ok, mi stai dicendo di andare in delle sulle spalle. Sarò tua mamma, ok? La tua migliore amica. Oh mio Dio, sia mia mamma che la mia migliore amica. La tua super babysitter, tua nonna. Mia nonna. Oh mio Dio, questa qui sarà tutta. Oh mio Dio, si muove proprio come un robot. Sono tutta la tua famiglia. Oh mio Dio, già sta cominciando ad essere fin troppo inquietante. Ma quanto mi sto vomitando? I robot dovrebbero essere più stabili o no? Wow, ed eccoci nella casa. È tipo super bella, ragazzi. È super rosa, effettivamente in linea con Megan. Ecco qua la nostra casa. Davvero, davvero figa, sinceramente. E immagino che avrò anche le mie cose da bambino. Hanno suonato. Sento suonare. Chi è? Oddio. Salve. C'è una tizia con una torta in mano. Wow. Ciao vicine. Oh, è la nostra vicina di casa. Vivo qui. Volevo presentarmi con la torta. Vi va di essere amiche? Che figata. Sì. Dai, aspetta, facciamola entrare e possiamo mangiarci la torta insieme. Ha chiuso la porta in faccia. Non ne abbiamo bisogno. Sì che ne abbiamo bisogno. Aspetta, puoi andare anche via. No, falla entrare. Ma perché anche via? No. Ma ha chiuso tutte le finestre. Ma poverina, io la volevo diventare sua amica. Ti rende triste? Se proprio vuoi la faccio entrare. Sì, sì, a cavolo. Ragazzi, si sta già comportando in modo strano e ossessivo. Va bene, mi siedo comunque qua per mangiare la torta. Grazie, dobbiamo fare amicizia. Guarda che figo, la torta, wow. Siediti dall'altra parte. Oh, oh mio Dio. Ma solo io non avevo notato che avevo un coltello in mano prima. Scusami. Ma ok. Si è seduto al posto suo per sedersi accanto a me. Assurdo. Grazie per la torta comunque. So fare torte migliori. Oh mio Dio. Vabbè, comunque magari la prossima volta mangiamo la tua. Infatti. Io ora vado a casa. Ci vediamo dopo. Ciao amica. Oh, mi sono fatta un'amica di già. Wow, è fantastico. Ah, quindi è tua amica. Cos'è quella faccina inquietante? Comunque dovrà comunque comportarsi da babysitter. Vediamo cosa sta facendo. Oh, ha aggiunto le cose per i bambini. Ok, non so se molti lo sanno, ragazzi, ma se si clicca questo bambino nella sezione della casa, letteralmente aggiunge tutto quello che serve per un bambino. Qua c'è la culla, ad esempio, il seggiolone dove dovrei mangiare io e altre robe anche al piano di sopra. Ora facciamo un bel bagnetto e poi andiamo a letto. Wow, ha fatto la rima. Ho capito che è un robot, però ho diritto alla rima. Va bene, comunque facciamo il bagnetto. Però adesso si sta comportando da mamma davvero bella. Questo è il mio letto, vedete tutte le cose che aggiungono per i bambini. Ah, mi metto nella doccia, non nel lavabo che c'è qui, cioè per cambiarmi il pannolino. Va bene, no, non l'ho fatto, cazzo, effettivamente. Quindi, va bene, mi faccio la doccia. Mi sta lavando. No, vabbè, che figata. Ah, acqua mi fa. Fa. Oddio, è giusto un robot, non può stare sotto l'acqua. Mi fa stare male. Oh mio Dio, tutto ok. Megan, oh mio Dio, calmati. Ma tutto ok? Sì, ok, meno male. Adesso vai a letto, va bene. Se me lo dici con quel coltello molto minaccioso, va bene. Questo dovrebbe essere il mio lettino. Guarda che carino. Certo, avrei preferito il letto normale. Ah, c'è il camino, che cosa carina. E adesso dormi.
ma mi devi fissare mentre dormo perché è un po' strano. Sogni d'oro. Va bene, ma per favore smettila di fissarmi. Devo proteggerti. Ti guarderò. Oh mio Dio, che cosa inquietante. Finché non sarà sicuro. Oh mio Dio, va bene, ok, dormo. Spero che questa tipa se ne vada. Adesso dovrò ovviamente aspettare finché non è giorno qui dentro, perché devo roleplayare di star dormendo. Oh, che sta facendo? Mi ha controllato? Oh, perché è uscita dal balcone? Che sta facendo? Oh mio Dio. Sta andando nella casa della vicina. Ragazzi, devo andare a controllare. Non ho i permessi della casa, quindi non posso aprire. Oh sì, ce li ho invece. Ho i permessi. Quindi andiamo subito a vedere cosa sta succedendo. Veloce, veloce, veloce. Cavolo, sono troppo bassa per fare qualunque cosa in questo momento. Devo saltare da qualche parte per uscire. Ok, forse se salgo qui e poi faccio così. Ok, ottimo, ottimo. Dove cavolo, cosa sta succedendo esattamente? Raga, è andata in camera sua, lei sta dormendo e lei la sta fissando. Ma perché cavolo è lì, Megan? Non capisco. Ok, volevo andare di là per vedere meglio. Faccio un salto. Non mi ha visto. Spero almeno. Raga, ma l'ha appena afferrata e la sta portando. Dove la sta portando? Oddio mio. Oddio mio, ok, fammi vedere se sta uscendo dalla casa o meno. È lì. Sta andando a casa nostra. Oh mio Dio, la devo seguire. Aspetta, facciamola prima entrare, perché sennò. Guarda come corre, assurdo. La sta portando fuori. Oh mio Dio, mettiamoci qua nella finestra senza farci vedere. Ok, la vedo un poco. Eccola. Ok, cosa sta facendo? È lì in mezzo tenendola in braccio senza fare assolutamente niente. Ed è molto inquietante come roba. Ha aperto la piscina. E adesso l'ha buttata dentro. Veloce. Su. Che sta facendo? Ok. Ha chiuso la piscina. Non ci posso credere. Corriamo. E si è fatto pure il giorno, quindi. Oh mio Dio, sdraiati. A posto. Oh mio Dio, è giorno e ho appena visto Megan rinchiudere una persona nella piscina di casa nostra. Ecco, io sto dormendo, quindi non si è accorto di niente. Che sedere, tesoro? Sì, buongiorno. Buongiorno, un cavolo, è arrivata la mattina. Ok, alziamoci, ragazzi. A posto. È ora di andare a scuola. Io, Megan, non ho visto quello che hai fatto. E sento ancora il rumore dell'acqua dal gioco, che c'è qualcuno dentro. Va bene, quindi ciao, Megan, io vado a scuola. Allora, eccoci qua. Mamma mia, ragazzi, io non mi sono scordata assolutamente di quello che è successo. Dove sono uno studente? Perché mi sta fissando da lì dietro? Scusami. Ok, se ne sta andando. Meno male. Allora, prendiamo un armadietto. Ecco, questo è il mio armadietto. A scuola oggi non c'è tante persone, ma, a parte il professore. Ma prima di andare in classe direi anche di farci una bella colazionina. Quindi prendiamo magari Coca-Cola, pizza e magari Doritos. Prova, sì, oggi stamattina. Cosa sta succedendo? Perché cavolo mi sta fissando da lì? La vedo benissimo che mi sta guardando da lì. Oh mio Dio, l'ho vista proprio camminare. Guarda, si sposta, dipende da dove io mi sposto. Ragazzi, non capisco perché Megan non è andata a casa sua. Ok, mi doveva lasciare qui. Anzi, la tipa che sta facendo Megan, perché pur sempre è una cosa roleplay. E mi doveva lasciare a scuola e doveva poi tornarsene via. Ok, se ne sta andando. Magari voleva controllare che stavo bene e che facevo la colazione. Vabbè, colazione direi ormai fatta. E direi anche di andare adesso in classe dal nostro professore per iniziare la lezione. Prof, buongiorno, sono l'unico studente oggi, però va bene anche così. Ciao, buongiorno. Oh mio Dio, mi sono fatta addosso. Perché cavolo c'è Megan nella pianta? Che ne dici di fare un po' di matematica? Ma vabbè, quella lì. Vabbè, ok, facciamo finta che non la vedo. Ok, mettiamoci in un posto dove non mi può vedere. Dietro il professore, perfetto. Che ne dici di un po' di matematica? 2 più 6, ok, lo scrivo nella lavagna. Quanto fa 2 più 6? Oh mio Dio, 8. Ragazzi, già questa cosa è abbastanza difficile. Ok, mettiamoci nascosto dietro così non mi vede. Oh mio Dio, se n'è andata. Perfetto. Oh, si sposta, dipende dove io mi metto. Non ci posso credere, pur di fissarmi. Allora, 3 più... Oddio, 4 più 3. Ragazzi, dovete sapere che io sono sia discalcula che disgrafica. Quindi tutte queste cose per me sono difficili. Non posso spiegare. 4 più 3 fa
7. Ok, ok, non me le faccio più difficile. Fammi dire un buon voto e basta. Guarda lì che mi fissa. Mettiamoci da questo lato così non mi vede di nuovo. Guarda come poca... Ma... Oh mio Dio, mi sta facendo di una paura incredibile quella tipa lì che mi continua a fissare dall'angolo. Ultima. Ok, per favore, così finiamo questa cavolo di sofferenza. 6x4. Oh mio Dio. Oh mio Dio. La discalculia che si fa sentire. 6x4. 6x4, 24. Viva l'asino con... No, 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 non è questo. Vabbè, 24 credo, va bene. Ti prego, dimmi che è giusto. Brava! Per oggi abbiamo finito. Oh, meno male. Io odio la matematica. Hai preso 10. Sì! Oh mio Dio, non lo prenderò mai nella vita reale un 10 in matematica. Ragazzi, voi siete bravi in matematica. E qual è stato il vostro voto più alto? Ditemelo nei commenti, perché il mio voto più alto è stato 5. Ora devi fare palestra. Oh, palestra, fighissimo, andiamo. Allora, a scuola l'ora di ginnastica è una delle mie preferite, perché, oh mio Dio, è già lì a fissare. Ma ho avuto il tempo di entrare in palestra. Ora per ricevere 10 devi fare 3 canestri. Oh mio Dio, ragazzi, spero di essere abbastanza bravo. Ecco, uno già fa, non l'ho fatto. Mamma mia, ragazzi, non ci posso credere. Oddio, il professore non è molto contento. Non ci posso fare. Magari più avanti. Ok, sì, vado più avanti. Uno l'ho fatto. Uno l'ho fatto. Ok, poi vediamo un attimo. Oh mio Dio, ragazzi, faccio schifo. Sto continuando a lanciarle, ma non sta funzionando. Giuro che non posso prendere 10. Uno, ok. No, ragazzi, sto andando uno schifo. Oh mio Dio, questa manco l'ho lanciata bene. Mi stavi per buttare la palla in faccia. Non vai tanto bene, eh. Oh mio Dio, mi dispiace. Magari non è il tuo sport. Meglio lasciare stare. Stavolta 4. 4! 10 matematica in faccia schifo. È quello in cui vado meglio di 4. Non ci posso credere. Oh, vabbè, devo andare a chiedere magari scusa al professore per aver... Non lo so, aver sbagliato tutto. Dove cavolo è finito? Ragazzi, l'ho cercato per tutta la scuola, ma è tipo sparito. Oh, c'è mega lì. Che sta facendo? Se ne sta andando. Dove sta andando? No, raga, mi ha fissato tutto il tempo. Adesso che non c'è il professore, se ne sta andando. No, seguiamola, ragazzi. Non me ne frega più niente. Questa tipa che sta facendo Megan su Roblox è pazza quanto la vera Megan. Ok? Essere nel personaggio. Ma un po' per interpretarlo. Oh mio Dio, si è girata a vederlo. Paura che la stavo seguendo. Togliamoci questo perché paura che si vede. Ok, ottimo. Seguiamola e vediamo cosa cavolo sta succedendo e dove sta andando. L'ho seguita fino alla casa del professore. Professore, sta andando a fuoco. Oh mio Dio, lì c'è Megan. Oh mio Dio, sta continuando a mettere bombe per fargli andare a fuoco di più la casa. Oh, non ci posso credere. E dove è finito il professore? Oh mio Dio, Megan se ne sta andando. Non ci posso credere. Sta continuando a far esplodere le cose. Devo correre a casa. Oh mio Dio, prima che lei mi riveda. Oddio, aspetta, vado da questa strada. Spero che non mi veda in questo momento. È caduta, cavolo, cavolo. Adesso mi vede, adesso mi vede. Oh mio Dio, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto. Oh no, 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 no. Ascolta, piano, piano, piano. Megan, che bello vederti anche tu qui in giro su Brookhaven. Come mai a quest'ora della notte non dovevi venire con me? Ops, non hai rispettato le regole. Non mi hai mai detto che ci sono delle regole. Solo i bambini cattivi non rispettano le regole. Quindi finirai in punizione. Aspetta, in che senso in punizione? Ragazzi, sta tipa è pazza. Mi ha rimesso nella culla. Vedo con tutti i laser praticamente intorno. E... cos'è quell'ascia? Come mai? Facciamo un giochetto. Nascondino. Se io ti trovo, muori. Cosa? Conto fino a 5. Oh mio Dio, veloce, veloce. Ma questa è completamente impazzita. Dove lo trovo un nascondiglio in questa casa? Ti prego, dimmi che c'è qualche nascondiglio di qua. 5 secondi. Oh mio Dio, non so cosa fare in 5 secondi. Dove cavolo mi metto? Oh, ho un'idea. Qui. Poi mettiamoci qua dietro. Ecco, nella tenda. Aspetta, sdraiamoci adesso. Sento camminare. Sento camminare, ti prego, dimmi. Sono un giradischi. Ok, la vedo lì che cammina, ragazzi. Che ansia. Che... Sapete, non posso rimanere qua. Devo uscire da questa casa. E in più, visto che io ho i permessi... Ok, qua non mi si dovrebbe completamente vedere. Ok, visto che ho i permessi... L'ho vista. Ok, sta diventando anche il giorno. Visto che ho i permessi, devo cercare di uscire fuori. È lì. Io se mi continuo a saltare, mi sente. Mannaggia, dovrebbe salire sopra. Oh, ecco, è salita sopra. Ora, veloce, 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 veloce. Ok, le persone dovrebbero essere qua sotto, nella piscina. Io in teoria, come faccio ad aprirla? Ci dovrebbe essere il puntante per far comparire la piscina. Allora, mi si nota tanto.
Però non te lo aspetti che sono effettivamente dentro la piastra. Lei è lì. Ok, ci dovrebbe essere il pulsante blu per attivare la piscina da qualche parte. Magari così? Oh mio Dio! Ci sono le persone che... Professore? Vicina? Oddio! Scappate! Cosa state fermi qua? Lei potrebbe venire da un momento all'altro. Che fate che chiudere qua? Perché potrebbe venire? Amica, grazie! Non di qua! Fai il giro dall'altra parte, per l'amor di Dio! Ok, esci da qua, uscite da qui. Oh mio Dio, la porta è troppo pesante per me, che sono una bambina. Veloci, prima che lei venga! Dove cavolo sono finiti? Veloci! Oh oh! Oh oh! Quella è mega veloce, veloce! Fa un'idea! Andate, correte dritto verso... lo dico io! Oh, qua, dove c'è la vecchia casa! Fammi prendere una casa, oh mio Dio, qualunque casa! Ecco, ecco, questa, veloce, veloce, veloce! Entrate! Cosa stanno aspettando? Entrate, vai! Vedi pure tu, professore! Oddio, lei è lì! Oh, chiudi la porta! Guardala! Guardala! In più, sai che ti dico? Lo sai che ti dico? Uno... e... vai a quel paese! Vai a quel paese, io non ho bisogno di una babysitter e quantomeno di Megan. Sarò pure stata adottata da lei, ma non si fa del male alle persone. E oh mio Dio, per favore ragazzi, se fate Megan su Roblox, non comportatevi così tanto male, Dio mio.